L'elettromiografia è negativa. Niente tunnel carpale, nessun trauma e gli esami del sangue sono normali. E allora cos'è? Non lo so, ma la faccio trasferire in neurologia. In neurologia? Non è qui che avete un famoso diagnosta. Che sta facendo? Io vi lascio. Non puoi lasciarci. Mi hai forse scambiato per Jake Gyllenhaal? House, stai bene? Sì. E voglio continuare così. Ne ho parlato con il terapeuta. Devo cambiare ambiente, abitudini. Ma ti ha detto che puoi riprendere la professione? Cosa che mi aiuterà nel mio nuovo lavoro di ricerca. Ho mandato qualche curriculum. La ricerca implica zero pazienti, meno pressione. Ma sei appena uscito. Hai avuto il tempo di pensarci bene? Mi dispiace. So che avrà un effetto su voi due. E su 13. E su quello col nasone. Ma non posso rischiare di tornare qui. Ok. Bella sorpresa. Io voglio dirigere questo reparto. Non credi che dovresti aspettare che House liberi l'ufficio prima di arraffare il suo posto? Non è morto, non è un sentimentale e qualcuno deve pur farlo. Non necessariamente. I reparti di diagnostica non esistono. La ragione per cui noi ne abbiamo uno è perché c'è House. Ci hai riconfermato. Ci hai pagato lo stipendio per 3 mesi. Dammi una possibilità. Sei un buon medico. Voglio che rimani in neurologia. Ma House... lui è un genio. House è un egoista, un impasticcato e una calamita per denunce. È anche un genio. Ma io ho lavorato con lui più di chiunque altro. E posso farlo. Ti do una possibilità.